Sai, adesso che c'è questa camurria, no? Tutti quanti, potendo viaggiare, sono alla ricerca del posto sicuro, del posto dove ci sono meno limitazioni, no? Ora pare che uno di questi posti sia Dubai, sei mai stato a Dubai? Emirati Arabi, no? Emirati Arabi, no? Pare che dai, insomma, tutto sto budellino, questa cosa, non si è avvertita COVID così free. Tanto, sono paesi Covid free, anche perché se dovevano fare i vaccini li hanno fatti, se dovevano subito fare le cure, i lockdown li hanno fatti, e pare che Dubai sia uno di quei paesi abbastanza sicuri, no? Certo, c'è da dire che come arrivano da, erano zica, patteno, recca, come arrivano da... Ora, Dubai è bella, ci sono grattacieli, cose, c'è tutto cucchia sera che non c'era niente, da lo sbiglio, non domani che c'è grattacielo, che ieri non c'era. Tempo regolo. Perché sono di questa maniera, però voglio dire, non è che è un posto divertente, inabituati ai villaggi turistici, no? Che poi sai, gli italiani al villaggio turistico fanno amicizia subito. Gioca aperitivo, si riconoscono, caffè. A parte che la prima mattina appena arrivano, la prima mattina della prima colazione, subito si riconoscono gli italiani in Said. Perché sono chi di cacciare un occhio chiuso e uno petto, un piatto in de mano, una tappina sì e una no, un piatto in de mano e c'hanno un piattochino di minchiati, perché c'hanno salsiccia che cose, che fagiolo di mattina, funghi trifolati, uova strapazzate, c'è cioè, fanno colazione con caffè, fosse con connetto, ma quando sono all'estero accattano e pigliano tutto quello che possono pigliare nella colazione, perché tanto è pavato, è all'inclusive, quindi sarà a mangiare magari i cameriere mentre che ci sono, no? Per cui dopo che si incontrano e si riconoscono tra loro, una cosa importante che si fa di solito in vacanza tra italiani, qual è? La partita di calcio sulla spiaggia, cattonnaro tutto rotto, capito? Tutto innegato, pennato. Perché è una cosa importante, perché poi l'italiano c'è a fare dire da tutto il mondo che io è italiano, ho pallone, io ho più fotti tutti. Ecco perché ogni italiano porta nella sua valigia una maglia della propria squadra di calcio. Verissimo. Cuore, no? È vero o no? Verissimo, sì. Verissimo. Basta, chi sta battono? Arrivano a Dubai, ora giustamente a Dubai. Una paranoia totale, un sacco di limitazioni religiose, camurri, sono paesi integralisti, e l'alcol no, e i serato night, non esiste un night, e non ci sono i casinò, e non a spiaggia non devo mettere in doppio, insomma, chi ne ci onna di noia, no? Basta l'ultima sera, dice Carusso, ma dico, dopo chi ne ci onna che siamo qua, a me non ha partito pallone nella spiaggia, la potevamo fare, ci vuole, dico, che desira, che tardo. La spiaggia non ci emoci, però accattiamo un pallone, un super pene, qualcosa, un tango, un pallone, ne mettiamo i maglietti e almeno giochiamo un giorno altro, no? Ora ognuno di loro aveva una squadra del cuore, uno era interista, complimenti per lo scudetto, scudetto. Uno era juventino, complimenti niente, niente. No, niente. E uno era catanese, tifoso da Catania, quindi catanista, perché il tifoso del Catania si dice catanista, catanista, no? Ognuno aveva la sua maglietta, uno aveva la maglietta, quella dell'Inter, era cosa? Xavier Zanetti, bandiera dell'Inter, no? Grande. Chi lo juventino aveva la maglietta di Del Piero e chi lo catanese aveva la maglietta di Mascara, no? Gli ultimi fasti, diciamo, di Serie A l'abbiamo vissuti col nostro Mascara. Basta, si misero queste magliette, accattavano un pallone, trovavano una piazza dove c'erano due palme che potevano essere la porta, perché non erano italiani, più giocare un pallone, non è che avevamo bisogno di un campo regolamentare. Basta che c'è una saracinesca che fa buttello, esatto. Capito? Ogni tiro che arriva dalla saracinesca pare un pubblico che esulta, no? Quando eravamo a scuola, io mi ricordo, tu tacaleavi a scuola, Cristiano. Certo. Ecco, quando tacaleavi da scuola, per fare la porta e giocare a pallone in una piazza, bastavano due zaini di scuola. Due buste di munizia, che manca munizia a Catania, dobbiamo fare uno stadio con la munizia che c'è. Per cui, basta che sto trovando questa piazza, c'erano le due palme, allora uno si mise in botta, passa, tira, grossa, poi l'altro si metteva in botta, l'altro si metteva all'attacco, passa, tira, grossa, a un certo punto un pallone spiovente di chi ne sai, magari una femmina che tacchi ci ha messo una parata proprio per istinto, no? Come un pallone calavo un catanese, mia! Gli azzepatti in mezzo rovesciata tipo Shingo Tamai, che Shingo Tamai era prima di Olli Benji, che se parte poa e chiappa sto pallone, il pallone passa i panni, passa la siepe dopo i panni e sentisse solo lo sgruscio do vitro che si rompeva. Ora in una piazza a Dubai non è carrere i panni c'è stanza peppina, capito? No. In una piazza a Dubai importante come minimo ci sarà un consolato, certo, un'ambasciata, capito? Qualche cosa richiesta. C'era il palazzo dello sceicco, sceicco si chiamava Abdullah III,
che chiamarsi Abdullah là è come chiamarsi Saro Kaka, la stessa cosa, è un nome comune, no? Comunissimo. Quindi come se fosse Saro Terzo, no? Abdullah Terzo, che stava festeggiando il compleanno della sua 13ª moglie, perché Gesù aveva 13 mogli. Che non è una tragedia quella. I 13 mogli. Avere 13 soggiri, che è una tragedia. Che 13 mogli. Capito? Quella è la cosa terribile. Basta, a un certo punto avevano interrotto la festa, cioè avevano rompito la vetrata del salone delle feste, per cui niscevano sei guardie, i cappani attaccati a te, ma la pochietta quando dava porta poi 25 aprile, che buttarono dentro, no? Al cospetto dello sceicco. Ora immagina questa scena, Cristiano, c'era questo corridoio enorme, tutti gli invitati con le galabie, che fumava il narghilè, certo, tendaggi, cose, palazzo dello sceicco, come tu immagini. E c'era lo sceicco messo su per le scale, sul suo trono, accanto a lui c'erano le mogli, 7 da un lato, 6 dall'altro lato, 13 mogli, e dietro di lui, un po' chiarere, c'era il segretario particolare dello sceicco, che di solito è uno che parla tutte le lingue, perché lo sceicco, c'è bisogno, ma è ignorante, capito? Non sa parlare. E poi c'era questo segretario particolare che, come i visti, ai tre italiani ci disse: Salam aleikum, benvenuti! E questo deve essere il palazzo reale del nostro grande sceicco Abdullah III. Se vuoi aver interrotto festa del compleanno di 13ª moglie di sceicco, voi dovrete essere puniti. Ora non so se tu sei mai stato là. No. Là ci sono le pene corporali. Là significa che se tu rubi ti tagliano la mano. Quindi al massimo puoi rubare due volte, perché poi le mano finiscono e quindi non puoi rubare. Oppure, che ne so, se tu parcheggi la macchina in doppia fila, se porta una macchina, te leva una patente e ti danno 200 frustate, che tu dirai: ma non è corretto, non è umano. Ma non è manco umano, come un caga, c'è una macchina in terza fila e l'ambulanza non può passare, certo, giusto? Certo. Basta, a un certo punto, con le loro usanze, ci dovrei essere puniti. Se tu, interista, 20 frustate. Se tu, juventino, 20 frustate. Se tu, catanese, che avere fatto tiro, 40 frustate, perché un catanese sembra che assai, giusto? Che però, oggi, compleanno di 13ª moglie del nostro grande sceicco, lui concede voi un desiderio ogni 20 frustate. Cioè, quindi interista 20 frustate un desiderio, juventino 20 frustate un desiderio, catanese 40 frustate ma due desideri. Cioè, tu, interista, cioè, qual è essere il tuo desiderio prima di 20 frustate? Io, l'interista, visto che c'erano tendaggi, cuscini, c'erano a dare i frustate, dico, era interista, ma non è che era babbo babbo, era solo interista, no? Che attaccatemi un cuscino da carina, che se mi ci attaccare bello cuscino da carina, o misero che c'era una colonna, una specie di gogna, e c'era questo boia a cafrusta che cominciava a frustare, no? Arrivato verso la 10ª frustata, un cuscino si scegava e quindi lei ci frustate si pigliava belli chinichini da carina, no? Toccava allo juventino, che avrei una parte, dice, più furbo, no, juventino furbo, c'è una fottuta scudetta all'Inter, voglia, pavanno, passavo, no, però più furbo, dice, ma se con 10, con 20 scudisciate, un cuscino si scica a 10, mettetemi due cuscini in da carina, no? Ci attaccano questi due cuscini, un misero nella cogna, chiesto come frustava da lontano, arrivato alla 15ª, 16ª frustata, si scegliano i cuscini, ne pigliavo 4, 5, no? Gli era andata abbastanza bene. E adesso tocca a te, catanese, tu 40 frustate ma due desideri. Cioè, qual è essere il tuo primo desiderio? Ma ci parlano con lei, signor Sceicco, io automaticamente, invece di 40 frustate, ne volesse 400. Ci prego, 400 frustate. Cioè, ma tu vuoi essere temerario? Tu essere molto coraggioso, tu volere sfidare il nostro sceicco, va bene 400 frustate. Cioè, qual è essere il tuo secondo desiderio? Attaccato moglie vendino da carina. Giuseppe Castiglia! Grazie, alla prossima! Grazie.